La conferma dell'identità del titolare delle caselle PEC rappresenterà un requisito indispensabile per poter utilizzare il servizio ed adeguarsi ai nuovi standard europei definiti dal regolamento EIDAS. Questa identificazione inequivocabile di una persona fisica o giuridica assicura che il servizio PEC sia erogato a un soggetto certo, preventivamente riconosciuto tramite un metodo di identificazione conforme al regolamento EIDAS. La conferma dell'identità aggiunge alla PEC un ulteriore vantaggio. Oltre alla garanzia del contenuto, data e ora di ricezione, il riconoscimento del titolare aggiunge l'identificazione certa di emittente e destinatario delle comunicazioni. Il riconoscimento del titolare può essere eseguito mediante uno dei metodi di identificazione conformi al regolamento EIDAS. Aruba PEC mette a disposizione dei titolari delle caselle diverse modalità grazie alle quali eseguire il riconoscimento certo. SPID. Dovrai accedere con il tuo account SPID, Aruba ID o di qualunque altro gestore. Firma digitale. Dovrai collegare il dispositivo di firma al computer e inserire il PIN. Firma digitale remota. Dovrai inserire username e password della tua firma remota e il codice OTP. Tessera sanitaria, carta nazionale dei servizi. Dovrai inserire la tessera sanitaria CNS o la CNS nel lettore e inserire il PIN. Carta d'identità elettronica. Dovrai avvicinare la CI al lettore NFC contactless e inserire il PIN. Webcam. Il riconoscimento avverrà tramite una videochiamata con un operatore. Puoi eseguire questa semplice operazione fin da subito. Confermare l'identità ed eseguire il riconoscimento è semplice e veloce, e insieme all'attivazione della verifica in due passaggi per l'accesso alla casella, ti consentirà di ottenere la spunta blu di conformità ai nuovi standard europei ed essere già pronto per inviare le tue PEC in Europa.